Non un progetto di ristrutturazione dei debiti, ma incentivi per la crescita dell'export. 1 miliardo è messo in campo da Unicredit in 3 anni per le imprese marchigiane per aiutare a superare la crisi, guardando oltre il mercato locale. Luca Moriconi. 350 aziende da prendere per mano e accompagnare in un progetto di internazionalizzazione, ovvero aiutare l'export marchigiano e sviluppare reti di impresa perché la crisi si supera guardando oltre confine. Nel momento più difficile per l'imprenditoria è una banca, Unicredit, a scendere in campo con un investimento da 1 miliardo di euro destinato alle imprese marchigiane. L'idea è quella di andare a dire al territorio come spenderemo nei prossimi anni, nei prossimi 2 anni di budget, il miliardo eccedente che noi come Unicredit abbiamo deciso di erogare sulle Marche. Il sistema regionale soffre al pari delle altre realtà del paese, ma non sempre la colpa è della situazione contingente. Il momento per le Marche è particolarmente difficile perché noi siamo bravissimi a esaltare i picchi. Quando le cose vanno bene in Italia noi siamo i primi, quando le cose vanno male in Italia noi siamo i primi. Infatti stiamo arrancando, siamo dietro le altre regioni d'Italia in questo momento. Questo sta a dimostrare che noi dobbiamo essere più bravi a impegnarci in export e internazionalizzazione e questo lo possiamo fare solo se ci mettiamo insieme. La banca ci mette i soldi, così come chiedono le imprese, ma a loro volta gli istituti di credito chiedono che le istituzioni facciano la loro parte. Bisogna che loro certifichino l'esistenza dei crediti in modo tale che noi li si possa anticipare e ovviamente sarà uno slogan, ma certamente non si può agire da soli, ma bisogna fare sistema. Credito all'esportazione significa spingere un numero sempre maggiore di imprese sul mercato internazionale. Troppe, poche imprese nelle Marche vanno sul mercato internazionale. Quelle che ci sono andate hanno avuto grande successo, bisogna che ce ne vadano di più.